Taglio del nastro domenica 3 novembre per Cartoceto dopo il festival, la mostra mercato dell'olio e dell'oliva che da 43 anni celebra l'oro verde delle Marche. Un appuntamento che si rinnova grazie al comune e alla Proloco cittadina e che prevede un percorso articolato tra enogastronomia, arte, natura e grande musica. Di Cartoceto per l'esecuzione dell'inno nazionale. Benvenuti a Cartoceto, benvenuti alla 43esima edizione della mostra mercato dell'olio e dell'oliva che ricordo ancora una volta dal 2014 veste i connotati del festival con tutta una ricca proposta culturale, musicale e artistica che invade l'intero borgo storico ma non solo per due settimane. Grazie anche a tutti voi temerari che siete comunque arrivati qua a Cartoceto nonostante il maltempo, speriamo sia di breve durata. D'altronde ci ha accompagnato un anno sì e un anno no. Dicevo, dal 2014 questa tradizionale mostra mercato che valorizza il prodotto principe del nostro territorio, l'unica DOP olearia di tutta la regione Marche, che abbiamo però ulteriormente voluto evidenziare con questa ricca proposta artistica che culmina in quelle che sono le due iniziative principali, ovvero gli spettacoli a Teatro del Trionfo. Oggi alle 6:30 ci sarà il concerto di Carino e domenica prossima Cristina Donà. Quest'anno finiremo il periodo del festival con il Gran Galà del Gusto, un appuntamento che dall'anno scorso caratterizza Cartoceto dopo il festival e quest'anno che vedrà la presenza di Nino Frassica con la sua Lo Splagers Band che così presenterà uno spettacolo di tutto quelli che sono i principali brani nazional popolari italiani, tornando un po' indietro tutti con la memoria. Io ringrazio anche chi mi sta accompagnando in questa inaugurazione della 43esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva, le autorità civili, militari, religiose, tutte con me, l'amministrazione comunale di Cartoceto, il consigliere regionale Mirko Carloni, che ringrazio per la vicinanza e ovviamente anche per il sostegno, il presidente di Alberghi Consorziati. Ci sono diversi gli appuntamenti a cui ho partecipato, lo faccio sempre con grande piacere. Colgo l'occasione anche per darvi una notizia con cui ci siamo prima confrontati anche con il sindaco. La Regione Marche ha riconosciuto un contributo di 25.000 euro al comune di Cartoceto per questa e altre iniziative di carattere turistico che servono come oggi per dare questo senso di identità e di promozione turistica alla nostra città. La parola al consigliere della città di Venezia, Giovanni Giusto. Sì, grazie a tutti voi, grazie al sindaco e grazie soprattutto per aver rispolverato quello che fa parte della storia e che ci accomuna, ci vede con interesse anche legato.
perché stiamo parlando del 1141, se non ho errato, quando Venezia praticamente ha elaborato quello che era una sorta di intesa, no? Di collaborazione con Fano. Però all'interno di questa intesa, in cambio della difesa, Venezia si creava sicuramente una sorta di avamporto, comunque uno scalo, no? Per il commercio e per la difesa comunque di quelle che erano le strade del mare dell'epoca, c'era barattato l'olio di Cartoceto. Inauguriamo la 43esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva, se siete tutti pronti. Pronti? Ferma un attimo, eh. Tutti? Siamo tutti. Buon festival dell'olio! E la fascia che bagnate. Questo bisogna che lo mandiamo a Venezia, eh? Frantoi, mercatini, degustazioni, osterie diffuse, teatro e laboratori per bambini. Questa edizione 2019 è un mix tra conferme e novità. Domenica prossima, 10 novembre, la tavola della Kermesse verrà di nuovo imbandita con le eccellenze dell'agroalimentare e un ricco menù di iniziative culturali che coinvolgeranno anche altri giorni della settimana. Il programma si concluderà con il Gran Gala del Gusto, sabato 16 novembre, una cena spettacolo con le eccellenze del territorio al Maxi Dancing Settimo Cielo di Cartoceto, che vedrà protagonista Nino Frassica con il suo concerto cabaret. Sindaco, il taglio del nastro ha dato il via a questa 43esima edizione, festa bagnata, festa fortunata forse. Sì, ci ha abituato ormai il maltempo ad anni alterni a caratterizzare il taglio inaugurale del nastro della storica mostra mercato dell'olio e dell'oliva, che ormai in apparentamento proloco di Cartoceto e amministrazione comunale portano avanti. Dal 2014 abbiamo entrambi voluto fortemente rinnovarla, rivestendola di connotati festivalieri, con tutta una serie di iniziative e attività proposte che vanno dall'arte alla cultura alla musica, primo fra tutti gli spettacoli del Trionfo all'interno dello storico Teatro del Trionfo, ma non solo. Tutta Cartoceto è davvero permeata per quello che è l'arco temporale della durata di Cartoceto dopo il festival da iniziative. Cuore pulsante lo è sempre ovviamente la storica mostra mercato, perché tutto ha inizio e soprattutto dobbiamo dire assolutamente grazie per questa storica manifestazione a quella che è l'eccellenza in campo agroalimentare e nello specifico nel campo olivicolo di cui Cartoceto può fregiarsi, ovvero l'unica DOP olearia di tutta la regione Marche. C'è stata una grande novità che è stata introdotta quest'anno, infatti vediamo proprio nella piazza una gondola. Sì, la novità vera, diciamo, di quest'anno, oltre al fatto che poi il festival terminerà con il Gran Gala del Gusto, che l'anno scorso era all'interno delle due settimane, delle due domeniche del festival, ma dico grande novità nella domenica inaugurale del festival, la presenza di una gondola. Perché? Perché sin dal 1300 il territorio del Fanese, insieme al suo contado e quindi necessariamente assieme al territorio di Cartoceto, era solito offrire alla Serenissima, cioè alla città di Venezia, dell'olio in anfore con il quale venivano illuminate le stanze del Doge e anche la Basilica di Piazza San Marco della storica città di Venezia. In cambio Venezia per l'appunto offriva protezione e garantiva protezione a tutto il territorio del Fanese, e per l'appunto oggi abbiamo voluto rievocare questo apparentamento, questa vicinanza, questo rapporto storico tra i due territori con lo scambio di una spada che simbolo della protezione che la città di Venezia era solita offrire al territorio del Fanese, e Cartoceto invece che ha offerto un'anfora, simbolo ovviamente del nostro olio. Prima ha citato anche questi appuntamenti al Teatro del Trionfo, chi saranno i protagonisti? Protagonisti quest'anno, nella prima domenica, Karima, in questo nome ormai televisivo molto molto noto ai più, nella sua performance più che altro in stile jazz. Nella seconda domenica sarà ospite invece l'altrettanto nota Cristina Donà, sempre alle 18.30 all'interno dello storico Teatro del Trionfo. Questi spettacoli sono altrettanto particolari, diciamo così, perché al concerto vero e proprio precede sempre una degustazione di
olio DOP e di vini DOC del territorio, una degustazione guidata a cura dell'Associazione Italiana Sommelier ed è compresa all'interno del biglietto di ingresso all'interno del concerto, all'interno del Teatro del Trionfo. E poi prima anticipavo anche al termine dell'edizione di quest'anno del festival con il Gran Galà del Gusto, che invece quest'anno vedrà ospite Nino Frassica insieme alla sua Lo Splaggers Band, diciamo un percorso musicale che va indietro negli anni rievocando un po' le emozioni delle trasmissioni storiche di Indietro Tutta, di Quelli della Notte, cioè di Nino Frassica insieme a Renzo Arbore. Sarà davvero una serata di grandissimo spettacolo, ma anche di buone pietanze, perché tutte le proloco che ricadono all'interno dell'areale della DOP Cartoceto, che ricordiamo ricomprende anche i territori comunali di Fano e di Colli al Metauro, oltre ovviamente quello di Cartoceto, allieteranno la serata presentando gli antipasti con quelle che sono le eccellenze che contraddistinguono i vari territori dell'areale. Grazie Sindaco e buon Cartoceto DOP il festival. Grazie mille a voi. Giovanni, oggi una giornata importante per Cartoceto ma anche per Venezia. Ha raccontato prima del taglio del nastro questo rapporto particolare, giusto? Sì, è un grande rapporto e fa parte di quello che è non il passato, ma attraverso il passato la continuità della nostra storia. Ed è legato proprio a Cartoceto per quello che è il prodotto di cui tutti siamo orgogliosi che Cartoceto riesca a fornire. Nasce un'intesa, rapporto con la Repubblica Serenissima, dove praticamente Venezia offriva la protezione di Fano, va bene, dove Ravenna faceva un po' la furbetta all'epoca, e in cambio Fano diciamo riconosceva con altre cose, no? E tra queste c'era l'olio di Cartoceto. L'olio di Cartoceto, pensate, non soltanto gustava all'epoca i palati, ma anche illuminava la Basilica di San Marco, che era la cappella del Doge, Palazzo Ducale, che è la casa del Doge, e tutte le stanze del Doge. Quindi un'eccellenza di prodotto per l'eccellenza della Repubblica Serenissima. Ce ne andiamo orgogliosi sicuramente, e oggi siamo qua proprio per ristabilire non soltanto perché non ha bisogno l'olio di Cartoceto, ma ristabilire quello che era il rapporto attraverso questo olio che è quasi millenario. Va bene? E concludo dicendo che sono venuto anche per capire come mai questa fornitura si è interrotta. No, naturalmente. Comunque ha già avuto l'occasione di assaggiarlo. È un qualcosa di strepitoso che varrebbe la pena tornare indietro nel 1141 proprio per andare a ripristinare questa fornitura. È meraviglioso, siamo orgogliosi. Adesso bando gli scherzi, Cartoceto sicuramente fa parte di quei motivi che ci rendono orgogliosi nei confronti, anzi davanti al resto del mondo, dove un prodotto italiano così eccellente ci contraddistingue. Quindi orgogliosi per continuare dopo tutti questi secoli a produrre ancora quella che era appunto un'eccellenza. Grazie Giovanni, noi ci avviciniamo alla gondola dove il gruppo storico La Pandolfaccia appunto effettuerà una rievocazione. Andiamo. Procederemo con la stesura degli atti. Oggi, 3 novembre 1399, innanzi a me, Francesco Baroncelli, notaio di questa corte, sono comparsi Pandolfo III Malatesta, signore delle terre di Fano, Brescia, Bergamo, e Antonio Venier, doge della Repubblica di Venezia. Attesto che Pandolfo III Malatesta concede qui al presente Antonio Venier 100 anfore d'olio. Antonio Venier, doge di Venezia, garantisce in cambio Pandolfo III Malatesta assoluta protezione. La spada che qui viene donata è il segno tangibile di tale accordo.
Perroni, anche lei non poteva mancare a questo taglio del nastro, importantissimo l'appoggio della regione a questa manifestazione che celebra una DOP. Beh sì, per noi è un evento sempre molto importante, io poi sono legato a Cartoceto, vengo tutti gli anni all'inaugurazione, abbiamo anche quest'anno dato un contributo molto significativo, il comune di Cartoceto si è aggiudicato un contributo di 25.000 euro per l'accoglienza turistica e la promozione, è uno di quei prodotti che identifica la regione Marche con la DOP di Cartoceto, con l'olio. Un prodotto che qui rappresenta anche una grande identità a cui noi crediamo e che sicuramente va ulteriormente rafforzata sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista agricolo e imprenditoriale, perché è un prodotto che rappresenta questo territorio ma può rappresentare l'intera regione e deve essere conosciuto e venduto per sostanziare appunto le qualità e l'eccellenza del nostro territorio. Iniziamo anche a conoscere chi sono gli espositori di questa edizione di questa mostra. Valeria, voi da quale edizione partecipate? Dallo scorso anno, vero? Sì, dallo scorso anno, sono due anni quest'anno. E già alla prima edizione avete avuto un riconoscimento importante, guardate qua. Come primo anno è andata molto bene perché abbiamo avuto il premio dell'oliva più bella. L'oliva più bella, oliva che quest'anno un pochino scarseggia. Un po' scarseggia, però dai, non ci lamentiamo, va abbastanza bene. Ecco, infatti vediamo qua i vostri prodotti, ma non soltanto olio. Non soltanto olio, abbiamo legumi, cereali e un po' di tutto, insomma. Sempre di nostra produzione, tutto biologico. Quest'anno ha fregato un po' la siccità? Sì, un po' su tutti i prodotti. E logicamente, insomma, i produttori devono sperare sempre nel tempo. Nel tempo, sì. Purtroppo per noi il tempo è la cosa più importante, sì. E speriamo che anche oggi regga questa giornata. Tempo, sì. Sì, dai, confidiamo... Nel tempo, sì. E aspettiamo tutti i visitatori. Certo. Intanto buon pomeriggio. Grazie. Io ricordo che ogni volta che veniamo a intervistarla lei finisce sempre l'oliva, quindi quest'anno siamo arrivati subito così riusciamo a vederla, assaggiarla. Comunque quella diciamo fresca è finita anche oggi. È finita anche oggi. Però abbiamo qualcosa di preparato che no, normalmente a me piace, quindi faccio verde, tutti i tipi, verde, marinata e di varie varietà. È una passione che ho. E che ho sempre coltivato, per cui finché posso vado avanti. E anche molto bene, perché noi insomma facciamo sempre difficoltà a venire a intervistarla perché c'è sempre tanta gente davanti, per cui tra l'altro ha ottenuto anche lei diversi premi e riconoscimenti importanti. Infatti, certo, e me ne vanto di questo, però diciamo quello che volevo puntualizzare è che quello che vedete sono tutte olive senza conservanti, chiaramente, no? E quindi è importante perché... Se il cliente lo sente la differenza tra quello che diamo al supermercato, anche se costa un euro in più, però la qualità si paga. Vedo che insomma risponde, insomma, la gente, la clientela da un anno all'altro ritornano, per cui sembra che il prodotto vada bene. Com'è stata quest'annata? Allora io dico in generale non è una gran annata. Io personalmente mi è mancata una varietà che è il Lecino, che non ha fiorito, per il resto non è andata male e ci avevo l'oliva sana fino alla settimana scorsa, adesso purtroppo il clima è caldo, la mosca è piena, sta punturando, per cui quel poco che c'è rimasto tiriamolo giù in fretta che adesso per l'olio non riesce ancora a pregiudicarlo perché chiaramente però si vede qualche vermetto in giro, per cui e la realtà è questa, certo. Quindi è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, bisogna dire le cose come stanno. Io vedo che lei ha due tipologie comunque, sì, di olio. Allora faccio un blend, diciamo che è quello che diventerà anche DOP. E quindi il disciplinare prevede che siano presenti tutte e tre le varietà. Dopo a me piace così divertirmi a fare qualche monovarietale tutti gli anni. Quest'anno ho fatto un buon prodotto di raggiola, raggiola in purezza, perché ho delle piante secolari raccolte presto e si sente la differenza. E ancora oggi siamo agli inizi, però il riscontro è molto buono. I nipoti iniziano ad aiutare? Speriamo, io non ci credo molto, però io cerco di coltivare anche loro, anche per passione, mica non di mestiere. No, per tramandare insomma, di generazione in generazione. Perché diciamo, queste cosettine qui
se no finiscono, finiscono. E dispiace perché io adesso ancora non sono pronto, faccio anche un'oliva asciugata al camino, però il camino l'ho acceso ieri. Quella è spettacolare. Però purtroppo, niente. Sono cose che non si ritrovano più. È vero. Finché posso. Speriamo vado, che continuino. Grazie, buon prego. Lavoro. Ciao. Grazie anche a voi. Questo attrezzo molto particolare. Buon pomeriggio, il suo nome? Emilio. Ecco Emilio, ci spieghi intanto per che cosa viene utilizzato questo macchinario, perché comunque lei lo ha trasformato per utilizzarlo con le castagne, giusto? A tagliare le castagne. Per tagliarle, ok. Di solito in realtà nei campi si utilizza per il grano. Sì, questa qui era una macchina dove tempi antichi battevano il grano nell'aia, dopo è venuto fuori le mitibate con la trebbia. Questa è una trebbia che batteva il grano da vecchia data, insomma, e io l'ho trasformata in concia castagne. Sostanzialmente lei li mette qua dentro? Io le metto, giusto? Qua. Guardate qua. Adesso ci vuole un po' di pazienza. Quindi le castagne salgono su, vanno dentro, dove poi vengono tagliate? Vanno su. Ok. Vanno su, le trasporta dentro. E c'è il taglierino che la taglia e poi escono dalla parte di qua, fine, dove escono. Quanto tempo hai impiegato per ingegnare questo? Questo qui, io e il mio amico di Cartoceto ci abbiamo operati quasi 2 anni e mezzo, 3 diciamo, via. Tanto... Ma così giusto per provare o proprio perché voi siete dei grandi mangiatori di castagne, no, quindi avete pensato bene di realizzare? Non eravamo partiti per fare così, era tutta una cosa diversa. Però dopo quell'amico mio di Cartoceto ha detto: ma cosa facciamo? Una valigia da viaggio? Allora facciamo così. E abbiamo ideato di fare questa. E ci siete riusciti? E ci siamo riusciti, ringraziando Dio, sì. Però vedo anche che ha una panaranza, è un cappellino. Ecco, io faccio parte della Proloco di Cartoceto, sono un consigliere della Proloco e il presidente mi ha chiamato per portarla su perché l'ha vista l'anno scorso funzionare qui e quest'anno me l'ha fatta riportare. Quindi ogni tanto fa funzionare il macchinario e nel tempo restante va a aiutare invece la Proloco. Aiutiamo tutti i miei colleghi della Proloco per fare quello che c'è da fare, insomma. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie i volontari. Grazie a lei. Quest'anno c'è una gondola. Vittorio, voi venite direttamente da Venezia? Sì, siamo venuti direttamente da Venezia, come si vede. Siamo venuti col carro e con la macchina per fare un favore e per essere partecipi della storia fra Venezia e Cartoceto. Ecco, ce la può raccontare brevemente? Come mai questo rapporto? Da come abbiamo letto, come ci hanno spiegato la consigliera Debora, c'è una specie di gemellaggio fra Venezia e Cartoceto, perché i turchi, una volta i pirati, arrivavano fino a qui e portavano via l'olio di Fano, di Cartoceto, delle Marche, e hanno chiesto l'aiuto alla Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia è venuta qui, ha mandato via i turchi, e solito, e invece di farci pagare in denaro si è fatta pagare con l'olio. Una storia proprio bella anche da raccontare e da rievocare. Lei è un gondoliere comunque in pensione? Io sono un gondoliere conosciuto in tutto il mondo per le mie traversate. Lavoravo in Piazza San Marco per 30 anni. Ho attraversato la Manica, sono stato in America, ho fatto le stretto di Messina, il lago di Maggiore, 20 imprese memorabili che sono il Papa a Roma da solo a Uremo. Sono passato di qua e sono conosciuto dappertutto per quello che ho fatto. Ero più giovane, purtroppo adesso la vecchiaia mi comincia a pesare. Però comunque non si divide mai dalle sue gondole. No, sono contento di fare certe cose perché, come vede la maglietta, sono contento di fare delle cose benefiche e per le malattie e per gli ammalati, per chi ha bisogno. Ecco. E questo le fa onore. Io non voglio mai i soldi.
questo le fa davvero onore. Ci può dare qualche dettaglio, le caratteristiche? La gondola è un'imbarcazione asimmetrica, costruita da maestri d'Asia molto bravi. Ci vuole anni e anni di mestiere, e oggi sono pochi a Venezia. In quanto tempo si realizza una gondola? Circa un mese, ma un mese lavorando sempre. Immagino. La verniciatura, tutte le rifiniture, sono anche personalizzate. Siccome lei può vedere, è anche asimmetrica, se lei la guarda bene, c'è un fianco più stretto e uno più largo, sì. E il fondo è piatto, quindi non è un'imbarcazione da mare. E invece io ho rotto questa, attraversando la Manica, facendo viaggi in mare da Venezia fino a Ancona. È riuscito in questo modo a capire come deve essere perfetta. Purtroppo oggi subiamo anche a Venezia tanto il moto ondoso. Purtroppo sì. è un problema per i gondolieri, che purtroppo, però bisogna adattarsi, sono bravi. E... comunque lavora in una e vive in una delle città più belle del mondo. Sì, quello sono orgoglioso, perché io sono stato tanti anni all'estero, ho navigato sia sul Vespucci sia sulla mercantile, sono sposato in Danimarca a 12 anni, però io nel cuore ho sempre avuto la mia città, io la amo come amo la mia gondola qua. Perfetto, grazie, grazie. Prego. Mille. Francesca, le è stato rinnovato l'assessorato che ha mantenuto per i 5 anni precedenti, anche quest'anno collaborano le scuole, insomma tante le iniziative, e tra l'altro lei è anche assessore all'associazionismo, per cui oggi qua vediamo tanti di questi volontari al lavoro. Esatto, le mie deleghe oggi sposano veramente in pieno quello che è Cartoceto DOP, il festival, perché sono coinvolte le scuole, sono coinvolte gli istituti e anche l'associazionismo, che è un tessuto molto importante del nostro territorio, e oggi li abbiamo visti veramente in campo, perché hanno messo a mano quello che è veramente la loro, il loro impegno e la loro volontà, per far sì anche grazie a loro che questa festa, oltre all'amministrazione, a tutti coloro che hanno collaborato, potesse essere fatta, e quindi siamo contenti di questa collaborazione, perché l'amministrazione è vero che porta avanti un'idea, ma poi serve anche la collaborazione, e questo mi fa molto piacere per il ruolo che rivesto per il mio assessorato alla pubblica istruzione, quindi le scuole che vengono coinvolte ogni anno con un turnover anche di ragazzi. Proprio questa mattina sono stati premiati i migliori studenti che si sono distinti con il 10 e il 10 lode lo scorso giugno all'Istituto Comprensivo Marco Polo, per cui abbiamo dato loro anche una post pay spendibile, quindi credo che insomma ogni anno ci sia qualcosa di poter dire ok, l'amministrazione ci crede e ci siamo di nuovo però tutti insieme. Inoltre c'è anche una mostra che viene esposta, sempre realizzata dai ragazzi. I ragazzi dell'Istituto Mengaroni con i loro insegnanti vengono qua proprio sul capoluogo di Cartoceto per immortalare quelle che sono le bellezze artistiche e culturali della nostra zona. E c'è anche l'Istituto Santa Marta, che poi farà anche un cooking show, per cui sono impegnati veramente i giovani a tutto tondo e come tutti gli anni, in cui poi crediamo tanto. Grande collaborazione, ha messo davvero tanto impegno per riuscire a creare questo rapporto, questa rievocazione che è la novità principale del festival.
Sì, siamo riusciti a portare questa bellissima gondola, è la seconda volta che tocca le terre marchigiane questa gondola, ma la cosa più bella è stata anche la partecipazione del gruppo storico della Pandolfaccia, compagnia teatrale, e naturalmente abbiamo avuto anche la collaborazione di Venezia che ha mandato giù dei costumi bellissimi per il Doge. E anche il gondoliere. Il gondoliere Orio immancabile. Basta dire che questa gondola è importantissima perché è stato il simbolo per l'Italia negli Stati Uniti per l'11 settembre. Ha girato tutta l'isola di Manhattan con quattro gondolieri, nel senso che hanno remato in quattro perché le correnti erano forti, e Orio però è la chiave vincente. E c'è da dire che c'è stato anche un grande interesse da parte loro. Sì, tantissimo, basta dire che ha chiamato anche l'ammiraglio all'assessore al turismo, che noi siamo rimasti, di solito è l'aiutante di bandiera, ma l'ammiraglio di Venezia ha chiamato e per questo è arrivata anche una delegazione del comune di Venezia qui presente a Cartoceto. Oggi io dico che siamo nell'ombelico dell'olio. È vero, speriamo che questa collaborazione possa continuare anche in futuro. Non è detta, ma ha detto bene il responsabile del Comune di Venezia dicendo perché si è rotto questo rapporto con quest'olio buono. Sarebbe bello di riavvivare anche questo. Non è detta che verremo ospiti a Venezia con il gruppo storico La Pandolfaccia, naturalmente, perché ormai è il simbolo della città di Fano. Anche quest'anno grande lavoro, tanti volontari che sono sul posto per rendere magnifica questa manifestazione. Per il momento il tempo è clemente, speriamo che possa proseguire così anche domenica prossima. Beh, speriamo, adesso l'inaugurazione è stata fatta, l'abbiamo fatta sotto la pioggia, però in questo momento c'è una piccola tregua. Come dicevi, i volontari sono tanti, sono circa 20 giorni che tutte le sere ci incontriamo qui in piazza Cartoceto per allestire questa magnifica piazza e il centro storico. Se poi fate un giro per il centro storico ci sono le varie mostre allestite dai ragazzi delle scuole, del Mengaroni, all'inizio del paese c'è Patrizia Ambrosini con la sua mostra, in piazza vedete i produttori, tanti artisti di strada in giro per Cartoceto a suonare con la marching band, quindi oggi è così, speriamo che domenica prossima sia una giornata di sole, quindi vi aspettiamo a Cartoceto. Assessore Arte, Enogastronomia, Cultura, questo festival davvero è una perfetta coniugazione di tutto ciò ed è partito. Ci siamo, tanti produttori, tanti i visitatori, sicuramente anche un modo per promuovere il territorio. Sì, è vero, è un modo per valorizzare il nostro territorio e quello che è Cartoceto, perché abbiamo un punto fondamentale che è l'oliva ed è l'olio, che cerchiamo di valorizzare e di far conoscere a tutti. Siamo alla 43esima edizione e direi che non è mai abbastanza, perché poi ogni anno, quest'anno, benché il tempo un pochino ci sono stati un po' di problemi con il meteo, però siamo comunque contenti perché è un festival partecipato e comunque veramente sentito dalle persone locali e non solo, perché poi girando ho visto tanti turisti, quindi è sempre bello vedere quanto la gente ci tiene a Cartoceto e a quello che ha di importante. In un'altra domenica, la prossima, nella quale si svolgerà di nuovo la manifestazione, e quindi si attendono stesso turisti e anche residenti di Cartoceto. Eh già, sì, vi aspettiamo fino al 10 di novembre, speriamo che lì vada un po' meglio con il meteo. Quest'anno abbiamo pure portato la gondola, forse è la gondola che pensava di venire in acqua e ci ha fatto piovere. No, non è assolutamente, anzi è stato per noi un onore avere qui un rappresentante del Comune di Venezia e la gondola, simbolo di questo rapporto che c'era storicamente con Venezia e fra l'olio e la Serenissima. Quindi per noi è stato anche questo davvero una novità e un onore averlo qua.
Questa è una manifestazione che ormai è storica. Cartoceto, e la Proloco e l'olio sono stati un po' sin dall'inizio da parte nostra molto seguiti, quindi continuiamo a dare un nostro contributo e soprattutto ci interessa che questo territorio cresca e soprattutto anche nel settore agricolo, perché poi l'olio di questo territorio è veramente un aspetto molto molto importante, per cui dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale, ringraziamo tutti quelli che si impegnano, perché poi la banca di credito cooperativo è veramente vuole essere la banca del territorio, quindi in questo territorio l'attività che stiamo facendo è un'attività di assistere, di seguire, di fare crescere anche la cultura di questo prodotto, che insieme a tanti altri veramente dà ricchezza a questo territorio. Quindi banca del territorio, senz'altro a sostegno anche del mondo imprenditoriale, di quanti sono impegnati in questa della produzione dell'olio, che è uno dei sicuramente dei prodotti più importanti di questo territorio. And I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I am misty, just holding your. Ed eccolo qua, siamo in un altro stand. Cesare, presenti anche voi a Cartoceto DOP il festival. Quanti prodotti avete? Non soltanto olio, vedo, giusto? Giusto. Anche altri che principalmente facciamo vino, praticamente la nostra attività principale è il vino, quindi siamo produttori di vino, vitivinicoltori, e l'olio è una passione sicuramente, perché è quello che poi coadio anche, certo, l'altro prodotto. Quindi a lei possiamo chiedere come sono andate le due annate? Dei differenti prodotti? Sì. Allora, di grande soddisfazione per il vino, perché anche a livello produttivo è stata una buona annata, oltre che a livello qualitativo. L'olio altrettanto per la qualità, devo dire, una qualità sicuramente buona, e a livello produttivo molto scarsa, quindi purtroppo le ultime annate ci hanno penalizzato proprio per la quantità. Però vediamo che insomma anche qua l'olio non manca ed è anche ottimo. Sicuramente buono, sì. Grazie, anche lei vedo che comunque fa assaggiare logicamente ai clienti insomma quello che è il prodotto, in questo caso l'olio. Sì, monovarietali, perché noi facciamo proprio per passione mia nel dedicare le varie tipologie a una produzione diversa, proprio per differenziare il gusto, i profumi di una tipologia rispetto all'altro. Il leccino, che è l'olio più delicato, quindi che incontra i gusti forse anche di più gente, e la raggiola, che comunque incontra i gusti di chi vuole un olio molto più forte, e anche lì c'è insomma il suo perché. Per tutti i gusti. Per tutti i gusti, sicuramente. I can miss the moment your name. Studenti del Mengaroni in azione, o meglio dei reporter in questo caso, giusto? Sì, Fotoreporter in azione è un progetto che abbiamo iniziato lo scorso anno con gli artisti con Mengaroni di Pesaro, e quest'anno sarebbe la seconda edizione di questo progetto, ma anche il quinto anno di partecipazione del nostro istituto a Cartoceto DOP Festival. E questo progetto funziona in questo modo: i ragazzi, muniti di macchine fotografiche, girano il paese, quindi fotografano gli eventi più importanti della manifestazione, e sono gli studenti della sezione di audiovisivi multimedia del liceo artistico Mengaroni. E qua vediamo degli scatti, perché oggi sono esposti in una mostra. Sì, quest'anno nella quinta edizione i ragazzi hanno
fotografato lo scorso anno Ulivetti e Frantoi, e di conseguenza in questa mostra si evidenzia la produzione dell'olio, quindi gli ragazzi hanno visitato l'ulivo, e la realizzazione del prodotto, che sarebbe poi la visita dei frantoi con tanto di fotografie. Quindi qui abbiamo 25 opere elaborate, scelte fra tante, perché le classi sono abbastanza numerose. Quindi loro anche oggi sono in giro, sono appunto in azione, sì, per cogliere lo scatto migliore. Per poi il prossimo anno riprodurre, riproporre altri lavori, vedremo ancora, sarà tutto da definire. Comunque, anche per dar modo ai ragazzi di conoscere e scoprire, no? Queste, sì, cose, la cultura, l'olio, la produzione. Sì, sì, un rapporto col territorio, quindi arte e territorio è fondamentale, no? Cioè, la nostra regione cerca questo connubio in tutte le varie realtà.